Premessa, il video in totale durerà 58 minuti, ma dato che la gente è pigra, l'ho diviso in 5 parti, quindi niente. Da sopra l'aereo che da Santiago mi porterà a casa, vorrei capire perché avete aperto questo video. Insomma, un'ora di un tizio che non conoscete assolutamente che parla. No, io non lo guarderei. Però, se volete sapere che cos'è il Cammino di Santiago, se volete vedere e capire come l'ho fatto, o volete anche solo immaginare com'è, non dovete seguirlo, questo video, no. Ma se avete un'ora da perdere, una sola ora di tutta la vostra vita, e se vi piacerà, forse qualcosa allora è servito. Quindi, a quei pochi che hanno aperto il video, e ancora a quei pochissimi che decideranno di guardarlo, auguro una buona visione. Magari condividete, ma anche no, perché è brutto. Però divertitevi, così come mi sono divertito io a farlo. Questi due cosi siamo noi, Alberto e Chiara. Viviamo e studiamo a Bologna, anche se abbiamo origini entrambe siciliane. Abbiamo deciso di intraprendere il Cammino di Santiago perché non è altro che una lunga camminata dai punti interrogativi fino ai peni. E come ogni buon video, si inizia salutando. Ok, basta! Oh. Il viaggio non inizia nei migliori dei modi, perché dobbiamo prendere un aereo per Catania, da Catania a Bergamo, da Bergamo a Lourdes, da Lourdes un treno per Bayonne. E il giorno dopo da Bayonne un autobus per il cammino. Inizia il cammino. E subito facciamo il passaporto del pellegrino, fondamentale per andare avanti. La prima tappa è la più difficile di tutto il cammino, 24 km tutti in salita. Ma dico io, me ne andavo a pesca. Non era meglio? Il cappello ce l'ho. Guarda che scansafatiche, guarda. Tu devi fare 800 km. Il primo posto dove si può mangiare è a 8 km di distanza ed è semplicemente magnifico. E dopo pranzo troviamo una fontanella con l'acqua più buona di tutta la prima tappa. E dopo una discesa che non finiva più, ecco Roncisvalle. Sono le 7 e siamo arrivati a Roncisvalle. È il primo giorno di estrema stanchezza, finisce sul letto per morti e con una zuppa per vecchi. Sembro Gesù, ore 6:30, non sta facendo ancora giorno, inizia il secondo giorno. E noi siamo più carichi di prima. Sì, come no. Comunque, la seconda tappa è quella di Zubiri. Come il primo giorno, ci fermiamo ogni 5 minuti per bere o per riposarci. Fatto sta che ci vengono subito le prime vesciche, a Chiara, non a me, io sono forte. E ormai la situazione dovrebbe essere chiara, arriviamo in un posto, ci riposiamo, ci togliamo le scarpe, ci danno un letto di merda, basta. Comunque in tutto questo non vi ho detto ancora cosa mi sono portato. Beh, semplice, uno zaino, un sacco a pelo, 3 magliette, 3 pantaloni, un iPad, il telefono, caricabatterie e cose varie. Oh, nuovo giorno, ennesima sveglia alle 5:30, si va a Pamplona, prima città grande che incontreremo. Una cosa che adoro del Cammino di Santiago è che sei assolutamente legittimato a fare il barbone. Dopo aver scoppiato appena fuori Pamplona le ultime vesciche, arriviamo all'ostello. Questa è la mia camera, dove però Chiara e io ci siamo separati perché siamo monelli e io non. E quindi niente, adesso andiamo a mangiare. E dopo il dolore interminabile finiamo in centro. L'arena dei cavalli, dei muri, vabbè, quello che è. Però siamo capitati all'arena di Verona. Sì, perché, per chi non lo sapesse, Pamplona è la città famosa per la più grande corrida dei tori,
o la più violenta o la più bella o... vabbè, la corrida. E trasportati dalla musica dei menestrelli, decidiamo, anche se siamo stanchi, di farci un giro al centro, non sapendo che avremmo trovato lui. Ora è 6 del mattino, partiamo da Pamplona. Ho il cappello nuovo perché ho perso sia il cappello che gli occhiali da sole. E Chiara ha perso un paio di pantaloncini. Se si ha un cervello come il mio è veramente difficile non perdere le cose, perché abbiamo tantissimi oggetti tutti da mettere dentro, tutti sparpagliati, e la mattina ci muoviamo spesso al buio. È un miracolo che non ho perso lo zaino. Siamo stanchi morti. È l'una, abbiamo fame, ma non siamo arrivati a Puerto La Reina, Puerto, quello che è. Quindi abbiamo trovato la prima panchina all'ombra e ci siamo seduti a morire. Siamo a Puerto de la Reina, alla fine siamo arrivati. Non è Puerto, è Puento. Stop! Siamo due idioti. È Puente la Reina, Puente! In tutto il cammino non azzecco un nome, uno. Continuiamo. Puento, Puento. E assomiglia un po' a Piazza Armerina. Ok, stop. Di nuovo, Piazza Armerina è dove sono nato io. La città è piccola e stretta e i suoi abitanti parlano esattamente così. Ah, io rompo il culo di un capo fare un formaggio. Ma chi sta credendo che entra, va? Ma che io non fortemo me ne vai, io non fortemo. Un po' me lo ricordo, con queste viuzze un po' così, un po' strette, un po' salescenti, un po' chiazze. Ogni mattina ci tocca fermarci per fare colazione, altrimenti moriamo prima. Siamo arrivati in un ostello di Esteglia, ci siamo fatti la doccia, ci stiamo un po' riposando e adesso stendiamo i calzini, le cose usate oggi. Un altro dei compiti fastidiosissimi è lavare ogni santo giorno le cose a mano. Quel giorno a Esteglia c'era tipo la festa della Madonna di quella città, con tutti i vestiti di rosso e bianco, e c'era anche la corrida, che non abbiamo visto. Sicuramente la cosa più difficile da fare ogni mattina è mettersi le scarpe, perché sai che per 8 ore non te le toglierai più. Poco fuori Esteglia troviamo la Fontana del Vir, tanto famosa quanto dal gusto pessimo. La cosa buona del cammino è che abbiamo sempre il sole alle nostre spalle. E quindi non ci abbaglia. Gli ultimi chilometri ricordano molto la Sicilia, sia per il caldo, ma perché attraversiamo lande desolate e vigneti. Siamo arrivati a Los Arcos, che non ha gli archi, ne ha due. Però vabbè, siamo in un ostello, 6 euro, una cucina degli anni 30, frigo... sempre degli anni, forse questo degli anni 40. E dopo il consueto sonnellino pomeridiano andiamo a mangiare. E siamo giunti a una riflessione che dobbiamo fare 29 km domani e 27 dopodomani per recuperare una tappa persa. E quindi sarà a dir poco terribile, molto terribile.